faremo una breve amministrazione, faremo un paio di amministrazioni e poi, se abbiamo tempo, passiamo alla parte pratica tra di noi. Se no, lo faremo la sera. Passeremo alla sera, faremo un po' di pratica tra di noi, così voi potete imparare. Con i pastori facciamo un po' di supervisione, così non fate dei danni. Questo è molto importante. Poi, quando tornerete a casa, questa capacità o questa abilità che Dio vi dà per mezzo della conoscenza, dovete metterla al servizio della vostra comunità. Parlate con i pastori, chiedete la benedizione, spiegatele che cosa è, datele il libro, così lo legge, prendete un libro, lo date, guarda, questo è il lavoro, e se non è contento è colpa del pastore Enzo. Okay? Ricordatevi, è il pastore Enzo che mi ha detto, se è contento ve l'ho insegnato io. Allora, è un amico. Allora, ti trovi con la persona, al riassunto, chi mi può spiegare cosa devo fare adesso? Ok, allora, se è la prima volta che ti trovi, non è tanto chi è il diavolo, no? Già subito, chi è il diavolo? Già, ti devono liberare da chi ti sta amministrando dopo. Allora, lo ascolti, prima cosa lo ascolti, devi guadagnarti la fiducia, perché se è una persona con dei problemi non è facile aprirsi, per quello devi avere la saggezza, la sensibilità. A volte non sarà la prima volta, perché chi vuole aiuto a volte non vuole essere aiutato, cioè un contrasenso, ma c'è un sacco di barriere e anche influenze che non vorranno che questa persona sia aiutata. Per quello dovrai, può essere un amico, una persona, o anche sulla strada te la puoi trovare, e andare direttamente al punto con questa evangelizzazione. Qualunque sia il motivo, il pastore che ti dice guarda, dacci una mano, ministra alcune persone, e viene qualcuno, allora tu sei davanti e la persona deve vedere Gesù. Per quello la prima cosa, devi sentire la compassione di Gesù, ma farti da parte, non dire il tuo pensiero, renditi disponibile alla persona. Ora, una volta che noi siamo qui, ci sono dei traumi nella sua vita, ci sono dei legami. La persona vuole essere libera, se veramente vuole essere libera, a volte non vuole essere libera. Ci sono persone che non vogliono essere liberate, che si nutrono delle ferite, che è il loro mondo e stanno bene così. Li ho conosciuti, persone che non vogliono essere liberate, stanno bene con questo malessere, hanno imparato a convivere e non hanno il desiderio di lasciarlo. È diabolico, ma niente di buono c'è in noi. Dall'altro lato, una persona che vuole aiuto è aperta e disponibile, e allora abbiamo trovato la persona che veramente possiamo servire per aiutarla a uscire di questa situazione. Per quello, dimmi, parla Fabio, qual è il problema? Ora, ricorda, non andare nei dettagli personali, solo quello che ti senti dire, e ovviamente ci sono le persone, sentiti libero di quello che senti di dire. Se sono cose personali non ci interessa. Quando io faccio questi insegnamenti, c'è qualche pastore che si è lamentato dicendo perché lui viene davanti, racconta le cose, non ho mai fatto una cosa del genere. Quando invito una persona, la persona è consapevole e consenziente, e io le dico sempre non andare sui dettagli, perché ovviamente sono cose tue personali, a meno che uno, come in una testimonianza, quando tu racconti la testimonianza della tua vita, tu racconti anche le cose brutte che hai fatto. Io quando racconto la testimonianza racconto anche episodi traumatici del passato che ho vissuto, cose che forse adesso sono vergognose, ma che non mi vergogno di raccontare, perché so che ci sono persone che hanno passato le stesse cose, gli stessi traumi, e la tua testimonianza è un strumento per aiutare le persone. Per quello Dio ti chiama, testifica di quello che Cristo ha fatto nella tua vita, parla di quello che Cristo ha fatto nella tua vita. E allora, in un certo senso, prima che Dio ti guarisca, tu già stai aprendoti. Diciamo che è una pretestimonianza, applicandolo in questi termini, ma è sempre per il beneficio di tutti quelli che ascoltano. Ok, dimmi. E niente, io inizialmente non sapevo nulla di queste cose, poi ho iniziato a fare gli studi anche tuoi sulla liberazione, leggendo libri. Anche stamattina, quando spiegavi dell'intervista, lo Spirito Santo mi faceva vedere diverse cose. Okay. E ho iniziato un po' a vedere il mio passato e ho visto
che la mia vita è fortemente legata da spiriti appunto di fornicazione, di pensieri impuri, dovuti appunto a quando avevo magari le mie ragazze, mi univo a loro, comunque sì, sia, sì, sì, tutte queste serie di cose che gli quello spiriti quello che fa hanno... il mondo normalmente. Esatto, quello che fa il mondo. Anche mio padre ha lasciato mia madre a causa di andare con tante donne, quindi ho vissuto anche questo trauma, l'abbandono di un padre per altre donne, e niente, stamattina quando facevi vedere appunto lo Spirito Santo mi parlava, e quando ieri sera il pastore ha iniziato a pregare mi sono sentito male, sono dovuto andare in camera perché mi veniva da rimettere, avevo proprio un rigetto, non mi era mai successo, perché comunque mi sono stato battezzato anche in lingue, mai successo niente di tutto questo, e ieri sera è stata la prima volta in assoluto che ho avuto una reazione del genere, quindi ho detto c'è qualcosa che non va nella mia vita. Mm-hmm. Cioè sentivo già che dovevo essere liberato su quest'area della mia vita da tempo, e in questi giorni lo Spirito Santo ha detto proprio è il momento, cioè vai perché è il momento. Hai provato di farlo in passato ma non sei riuscito. Ma ho provato da solo, perché i pastori con cui ci ho parlato non credevano in questo genere di cose. Mm-mm. Dicevano dal momento in cui accetti Cristo è tutto a posto, tu sei più che vincitore, vai avanti, ecco. E quindi ho provato a farlo da solo. Con l'ammonio del pastore. Senta, ma quello che dice qui è vero? E poi vedremo se è teoria o pratica quello. Scusate pastore che state guardando questo video. Vai, scusa. E quindi niente, avevo provato a farlo da solo, sai, pregando. Però serve quella marcia in più, serve comunque anche la conoscenza, il modo di approcciarsi a questo genere di cose, che al momento non ho questa conoscenza. Quindi niente, lo Spirito Santo mi ha detto vai perché è appunto il momento, e allora ho deciso appunto. Okay, ti ringrazio, ti ringraziamo tutti per la tua disponibilità a poter aprire il tuo cuore, a ricevere di fronte a tutti una liberazione, una guarigione dell'anima. Allora, abbiamo capito il problema, ci sono legami nell'area sessuale a motivo di quello che più o meno tutti abbiamo fatto prima di conoscere il Signore. Non so, io non sono arrivato vergine al matrimonio per quanto avrei voluto, se avrei avuto la conoscenza, ma prima di conoscere il Signore ne ho combinato di tutto e di più. Dopo aver conosciuto il Signore c'erano dei combattimenti e ho dovuto essere ministrato in quell'area. E devo dire che gloria a Dio, il Signore mi ha liberato e ringrazio a Dio per quello, perché adesso posso capire le persone che stanno passando, tu ti puoi identificare con alcuni casi. Ora ricorda questo, noi con la consolazione con la quale siamo stati consolati possiamo consolare tutti. Amen. In qualunque tipo di afflizione la consolazione dello Spirito Santo è come una medicina che serve per qualunque tipo di infermità. Qualunque sia la ferita che tu hai vissuto, con la stessa consolazione, anche di un trauma diverso, noi possiamo consolare gli altri, perché ti puoi identificare con la persona, anche se non hai vissuto lo stesso trauma. Per quello, prima cosa dobbiamo farlo spirituale, dobbiamo farci che lui divenga spirituale. In teoria noi avremmo dovuto compilare il formulario e fare la preghiera che facciamo adesso, anche se già l'abbiamo fatto precedentemente, non è che scade la preghiera, se noi l'abbiamo fatto con fede la preghiera rimane, ma prendiamo autorità nel nome di Gesù Cristo, chiediamo la guida dello Spirito Santo, leghiamo tutti i demoni presenti, quelli che non hanno diritto tutti fuori di qui, quelli che hanno diritto dovete rimanere qui, nel nome di Gesù. Nessuna manifestazione, nessun dolore, nel potente nome di Gesù. Noi potremo, volendo, comandare al demone che lo ha fatto sentire male di venire davanti e cominciare a ministrarlo in quel modo. Ma prima di tutto dobbiamo fare che cosa? Lo portiamo da Gesù Cristo. Perché? Perché lui deve diventare spirituale. Ricordati, questa è la cosa numero uno, trovare Gesù nella sua vita. Perché quando lui ha il punto di riferimento spirituale, la sua mente, lui tramite il pensiero diviene spirituale, e allora può ricevere l'informazione dello Spirito Santo per cambiare quell'immagine che lui ha nell'inconscio del passato, che sono le fortezze che la Bibbia descrive, pensieri e ragionamenti. È chiaro? Sì? Allora, prima cosa? Andiamo dal Signore. Poi fai la preghiera o fai il questionario. Se è qualcosa che devi fare al momento, Signore, nel nome di Gesù io leggo ogni demone, quelli che hanno diritto li vuole qui, gli altri fuori, nessuna manifestazione, grazie per la protezione, e aggiungere quello che lo Spirito Santo ti dirà in quel momento, dipende anche dalla conoscenza che tu hai. E dopodiché
e subito da Gesù, lo facciamo diventare spirituale, cioè portiamo il suo pensiero a fissare lo sguardo in Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta. Gesù è qui, letteralmente, dove due o più di due sono radunati nel suo nome, io sono lì, lui in mezzo, lui è qui. Se io ti dico dove è Gesù, tu hai uno spazio in base al tuo rapporto personale con lui dove lui si trova, perché noi siamo unici. Io me lo immagino sempre e spesso, la maggior parte, che è davanti con le braccia aperte, che dice: dai, continua, vai avanti, dai, dai. E questo è il mio Gesù. E allora dice: e chi non ha voluto che tu continuassi? No. ecco una domanda da farmi. Comunque questo è un problema mio, non mi interessa. Ma tornando a te, andiamo da Gesù e vediamo che cosa Gesù ti dice. Piccolo, dove è Gesù per te? Ricordiamoci che non è che stiamo prendendo Gesù, lo stiamo portando a destra e a sinistra, a fare una gita nel tuo inconscio, e sciali e scendi, eccetera, eccetera. No, solo l'ignorante dicono quelle cose. Quando tu hai conoscenza, tu non dici quelle cose. Quando tu sei molto ignorante, tu dici spesso quelle cose. Ma comunque benediciamo gli ignoranti. Noi che non siamo ignoranti sappiamo quello che stiamo facendo. Stiamo facendo che Fabio divenga spirituale affinché possa ricevere informazione spirituale. Aiutiamo gli ignoranti, hanno bisogno di aiuto gli ignoranti. Preghiamo per gli ignoranti. Allora, noi stiamo diventando, facendo che Fabio divenga spirituale alla luce della Sacra Scrittura. Quando tu conosci la Scrittura, tu sai cosa stai facendo. Quando tu non conosci la Scrittura, tu non sai che cosa fa la persona e giudichi. Ma noi non siamo di quelli. Noi siamo persone che vogliamo capire come funziona Dio, tra virgolette, non è che una macchina di tagliare l'erba, ma vogliamo capire come sono le vie di Dio per poter aiutare in maniera efficace le persone che Dio porterà davanti. Piccolo, Gesù, dov'è Gesù? Lui entra lì, ciao ragazzi, come va? Ricordati che lo Spirito Santo parla tramite l'intuito, ricordate questo. Lo Spirito Santo parla tramite l'intuito. Che cos'è l'intuito? L'intuito è quella conoscenza che non nasce né dall'esperienza né da quello che tu hai studiato. La donna è molto più intuitiva dell'uomo. Per quello ci sono sempre più donne che uomini in chiesa. Per quello sono state le prime le donne ad andare al sepolcro. Perché la donna è molto più intuitiva e l'uomo utilizza più la ragione. La ragione deve comprendere, l'intuito è connesso con il cuore, la ragione è connessa con la mente. Lo Spirito Santo viene versato nei nostri cuori, la fede opera con la ragione, la parola lavora con la mente. Fabio, dove è Gesù per te? Lo vedo davanti a me, però ha una faccia che non è di Gesù quella faccia. Allora non è Gesù. No. E in questo caso lui ha capito subito che non è Gesù. Vuol dire che è un falso Gesù. Sì. Capitano queste cose, dove lo trovi nella Bibbia? La Bibbia dice: provate gli spiriti per vedere se sono da Dio o no. Ora, come faccio a provare uno spirito? Ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto in carne non viene da Dio. Ora, guarda questo Gesù che tu sai che non è Gesù. Dili, confessa se Cristo è venuto in carne. Se è Gesù, lui ti dirà: io sono venuto in carne. Se non è Gesù, non potrà dirlo. Perché i demoni non confessano quelle cose. Cosa fa questa immagine? È in silenzio, mi guarda, però ha la faccia tipo da diavolo, rossa, brutta. Ok. Cioè si sta appunto trasformando, cioè non è lui. Ok, è lui. Questo demone, vieni qui davanti. Lo mettiamo un po' da parte perché vogliamo Gesù. Ora, noi possiamo andare direttamente a sistemare il demone, ma voglio che impariamo il discorso di trovare Gesù. Non disperare se non lo trovi, a volte la persona non lo vede perché si sente condanna. Generalmente sono due motivi per i quali una persona non lo vede: o perché sente condanna a motivo di qualche sbaglio e non si è perdonato ancora, o perché è arrabbiato con Dio. Quando una persona si arrabbia con Dio quando pensa che è Dio che è stato il responsabile di qualche disgrazia nella sua vita, a motivo di mancanza di conoscenza. E come Giobbe: Dio ha dato, Dio ha tolto, benedetto sia il nome del Signore, ha detto Giove con un cuore integro. Ma molti dicono: Dio ha dato, Dio ha tolto, ma che mi hai tolto? No, Dio non ti ha tolto niente. Dio non è il business di togliere. E se togli un qualcosa per il tuo bene, ma lui non ti porta un essere caro prima del tempo per il tuo bene. Questo è il diavolo che fa queste cose. Allora andiamo da Gesù. Sì, adesso lo vedo. Ok. Nel caso che la persona ha difficoltà di vedere Gesù, tu gli puoi fare una domanda: quando hai ricevuto il Signore?
E allora lo porti al giorno che ha ricevuto il Signore. E quando lui ha ricevuto il Signore era lì. Per quello puoi partire da quel punto. Descrivimi quando hai ricevuto il Signore. Ero in chiesa, sono venuto davanti, ho cominciato a piangere, ho sentito l'amore di Dio. Perfetto. Se c'è l'amore di Dio, lì c'è Gesù. E parti da lì, da quel punto. Ha senso? Sì. Ok, adesso lo vedi. Dov'è? È davanti a me, con le braccia aperte, appunto. Davanti a me. Con le braccia aperte. Cosa fa con le braccia aperte Gesù? Niente, è come se mi invita ad avvicinarmi, per abbracciarmi, per rassicurarmi. E chi non ti invitava a avvicinarti a lui? Chi è la prima persona che viene? Sento mio papà. Ok. Lo vedi tuo padre? È venuta un'immagine di tuo padre? Sì. Quanti anni avevi in quell'immagine? Ma ero piccolino, 8 anni credo. Cosa stava facendo tuo padre in quell'immagine? Era al cellulare. Con chi parla il cellulare? Penso con una delle sue ragazze. Ok, guardalo. Vedi un'ombra intorno a tuo padre? Sì. Okay, ecco, notate che cosa sta accadendo adesso a Fabio. Nella vita di Fabio abbiamo aperto una cellula cerebrale che contiene un'immagine che lui aveva quando aveva 5 anni. Dal momento che c'è Gesù in mezzo, questa immagine è del mondo spirituale. Per quello lui riesce a vedere anche cosa c'era lì nel mondo spirituale. Quel demone che è dentro il suo padre, ora, quello è passato. Non c'è più quella, quella è un'immagine. Ma il demone che lui vede è reale. Perché ecco la fortezza che ha utilizzato il demone per torturare la sua vita in un'area. Ha origine lì. Avete notato? Dove Gesù? Cosa fa? E qui con le braccia aperte. Cosa, perché con le braccia aperte? O chi non era con le braccia aperte, puoi domandare. Le domande lo fanno meditare, le meditazioni permettono allo Spirito Santo di portare rivelazione. La rivelazione porta generalmente il problema più grosso. La, come si dice nella psicologia, l'immagine madre. L'immagine madre. In questo caso l'immagine padre. È una battuta di noi psicologi. Allora, tu hai 8 anni, lo vedi tuo padre, guarda tuo padre e dile: papà, o come tu lo chiamavi, io ti perdono. Papà, io ti perdono. Per il male che hai fatto alla mamma? Per il male che hai fatto alla mamma. E per il male che mi hai fatto? E per il male che mi hai fatto. Cosa fa tuo padre in quell'immagine? Spegne il telefono e sorride. Riesci a abbracciarlo? Sì. E lui? Mi appoggia la mano sulla spalla e sorride. Ma non ti abbraccia? Non ancora. Lo vuoi perdonare? Sì, sì. Prendi Gesù per mano? Sì. Metti Gesù vicino? Sì. Dili: papà, io ti perdono. Papà, io ti perdono. E ti chiedo perdono. E ti chiedo perdono. Cosa fa tuo padre? Mi prende in braccio e mi abbraccia. Ricevi? Sì. Gesù cosa fa? Ci abbraccia tutti e due. Ricevi? Ricevi quell'abbraccio, l'amore di Dio, l'amore del Padre, nel potente nome di Gesù. Ricevi. Ricevi, 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 ricevi. Nel nome di Gesù Cristo, ricevi. Libertà. Libertà, libertà. Libertà. Nel potente nome di Gesù. Alleluia. Se a te ti è mancato l'immagine paterna, in questo momento lo Spirito Santo sta lavorando con la tua vita. Per quello lì dove sei, la immagine di tuo padre che ti è venuto in mente, questo è lo Spirito Santo che sta operando, si sta muovendo in diversi luoghi secondo il bisogno, secondo le ferite. Però se a te ti è mancato quell'abbraccio del padre, puoi andare con l'immagine con Gesù. Si è aperto una BD, il sistema di dualismo. La sua storia ti ha portato a una tua storia di dolore e adesso stai sentendo dolore o sofferenza o stai piangendo per quello che hai vissuto. Se vuoi chiudere quell'immagine, prendi Gesù per mano, vai a quell'immagine e dili: papà, o chi è, qualunque era la persona, io ti perdono. E se devi chiedere perdono, perdona. Come stai, Fabio? Bene, bene. Alleluia. Facciamo via. Ok. C'è un demone lì dietro con l'immagine che teniamo legato. Adesso lo sistemiamo.
Ma voglio spiegarti, così anche tu quando ti troverai, tu puoi capire come agire. Il miglior modo di imparare è questo. Chi imparerà di più qui dentro è Fabio. Perché tutto quello che lui sta vivendo, se tu vuoi insegnare a qualcuno, cosa fai? Sai come si fa a sciare? Ora, seguimi, lo fai sciare e poi gli fai insegnare a qualcuno quello che lui ha imparato. E questo fa sì che questo rimanga veramente dentro di te come esperienza. Il Signore è a fianco a te. Ora, notate che a un certo punto il padre non voleva abbracciarlo. Allora, come la persona reagisce nelle immagini determina se c'è un vero perdono o se c'è da chiedere perdono alla persona. Perché a volte per quello che ci ha fatto noi o abbiamo parlato male o ne abbiamo combinata qualcuna, e allora a un certo punto noi stiamo vedendo che c'è qualcosa, perché noi non possiamo ingannare noi stessi in realtà. O non possiamo ingannare a Dio, possiamo ingannare noi stessi, ma non possiamo ingannare a Dio. Possiamo essere convinti di qualcosa, come Pietro, io non ti nego mai, ma chi sa la verità? Gesù la sa. Allora, se tu veramente hai perdonato, tu puoi abbracciarlo e ricevere l'abbraccio. E a un certo punto, si è rotto con una biga, una fortezza che ha crollato, lo spirito consolatore ha cominciato a toccare il tuo cuore, l'amore del padre è sceso, e l'ultima immagine che avrà di suo padre non sarà suo padre che a parlare con le altre donne, è il padre che ha capito lo sbaglio, che ha chiesto perdono, e ecco come abbiamo cambiato quell'immagine del passato e tolto una autorità, un demone sconfitto. Ora, a volte il demone ha autorità a motivo di altri traumi, per quello questo demone che era dietro tuo padre, quanto diritto ti rimane? Poco. Perfetto, vediamo che ancora c'è un diritto. Perché? Perché la pietra grossa è stata tolta, ma a volte ci sono altre cose che sono nati da quel trauma. E cosa succede? Questo demone che sembrava un granché, a un certo punto sta perdendo tutto, i suoi diritti, e comincia a crollare quel dominio che aveva senza diritto nella vita di Fabio, per spingerlo a fare cose che lui non voleva, contro la sua volontà. Ha senso? Mi state seguendo? Qualche domanda? Ok, una volta che tu sai che il demone ha ancora un po' di diritto, o gli dici al demone falli vedere nel nome di Gesù e ti verrà un'immagine, una persona, un nome, o lo porti da Gesù e dice dove ti porta adesso Gesù. Poi in questo caso il demone è qui, quella faccia di demone era il demone che era dietro tuo padre o era un altro? Sento che è la stessa entità. È la stessa entità. La stessa cosa. Perfetto, tu riesci a percepire dentro. Sì, lo sento. Benissimo, era lo stesso demone. Non per caso si metteva di fronte a Gesù, perché Gesù è anche il Padre. Hai notato, no? Come spesso, una volta mi insegnò una persona, dico, dove è Gesù? È qui sopra, cosa fa? Mi controlla. Ti controlla. Quando mai Gesù ti controlla? Gesù non ti controlla mai. Ho detto, come era tuo padre? Mi controllava. Allora cosa accadeva? Nel suo inconscio il nemico si metteva sopra la figura di Dio, cercava di prendere il posto. Quando Dio gli dice Samuele, Samuele, cosa fa Samuele? Che non conosceva la voce di Dio, va da chi? Da lì, non da suo padre fisico, dal padre spirituale, perché riconosceva che era un'entità spirituale. E ora, spesso quando tu hai avuto dei traumi con tuo padre, il nemico lavora per farti vedere svariate le immagini di Dio. Ok, adesso questo demone, che tipo di demone sei? Dimmi la prima cosa che ti viene in mente. Rabbia. Rabbia, ok. Falli vedere perché ancora hai diritto. Dimmi la prima cosa che viene alla tua mente. Frustrazione. Frustrazione, c'è un altro demone. Frustrazione di che cosa? Di non sentirmi all'altezza. All'altezza di che cosa? Di ricevere affetto. Quando ha cominciato questa mancanza di autostima? Da quando mio papà se n'è andato. Ok, vai a quelle immagini, quanti anni avevi? Piccolissimo, penso 2 o 3. 2 o 3 anni, ok, hai 2 o 3 anni e tuo padre se ne sta per andare. Avvicinati a lui, vai con Gesù e digli, papà io ti perdono. Papà io ti perdono. Per averci abbandonato. Per averci abbandonato. Cosa fa tuo padre? Sorride. Riceve il perdono? Sì. Riesci a abbracciarlo? Sì. Lui ti abbraccia? Non ancora. Hai bisogno di chiedergli perdono? Dili perdonami papà. Perdonami papà. Cosa fa tuo padre?
Adesso mi abbraccio. Ricevi? Ricevi, ricevi. Tu sei degno di ricevere l'amore. Tu sei degno. Cristo ti ha fatto degno. Lui è morto perché tu potessi ricevere l'amore. Questo demone di rabbia, quanto diritto ti rimane? Niente. Alleluia. Allora, notate? Un demone che sembrava avere molta forza, a un certo punto, pum, gli togli, abbatti la prima fortezza, aveva ancora diritto, abbatti la seconda fortezza e questo demone di rabbia non ha più diritto. Noi gli comandiamo di scendere all'abisso nel nome di Gesù. Hai visto scendere? Sì, sì. Ok. Adesso... andiamo a chiudere altre cose. Prendi per mano Gesù, dove ti porta lui? Porta davanti al computer. Ok. C'è qualcosa che non va in quel computer, giusto? Sono immagini che, che sono sbagliate. Sì. Ok. Cosa vedi dietro il computer? Demoni, ombre. Ombre, tutte ombre. Quante ci sono lì? Tre. Tre. Ok, quella che ha più diritto vieni davanti. Chi sei? Qual è la tua funzione? Lussuria. Lussuria, ok. Tutti legati da parte. Guarda Gesù, dile Signore. Signore. Perdonami per quello che ho fatto. Perdonami per quello che ho fatto. Per questa porta che hai aperto. Per questa porta che ho aperto. E io rinuncio. E io rinuncio. Cosa fa Gesù? Mi abbraccia. E questo demone di lussuria, quanto diritto ti rimane? Niente. Okay. Le altre due, quanto vi rimane? Poco. Che lussuria scende e non tornare mai più. Questi due chi siete? Morte. Ah, ok, eccolo qui. Morte, suicidio, distruzione, sono i demoni più forti, tra virgolette, perché dal primo all'ultimo sono tutti spogliati e sconfitti. Ma nella gerarchia dei demoni generalmente sono questi due, questi tre, suicidio, morte, distruzione, quelli che più gerarchia hanno. Ok, morte, vieni qui davanti. Sei generazionale, sì o no? Sì. Ah, ok. Allora, qui non c'è stata un'azione che lui ha fatto, ma è qualcosa che ha ricevuto. Per parte di padre o di madre? Entrambi. Entrambi. Ok, guarda papà, lo vedi? Mm-hmm. Dile io ti perdono. Io ti perdono. Per quello che mi hai tramandato. Per quello che mi hai tramandato. Allora, lui non sapeva questo, non è che lo faceva consciamente. Guarda tua madre, mm-hmm. Dile mamma io ti perdono. Mamma io ti perdono. Cosa fa papà e mamma in quelle immagini? Si chinano verso di me e mi abbracciano tutte e due. Ricevi, ricevi, ricevi. Nel nome di Gesù. Morte, quanto ti rimane? Niente. Ok, avete notato che non ho spezzato nessuna maledizione, ma in molti casi soltanto con il perdono è più potente di quello che noi pensiamo. Okay. Scendi all'abisso e non torni mai più, insieme all'altro. Ok. Come stai? Bene. Come ti senti? Un po' più leggero. Vuoi andare avanti? Sì, va bene. Vuoi fare qualche altra cosa? Ok, vai da Gesù. Dove ti porta adesso? Non riesco a capirlo bene dove mi sto portando. Dove sei? Descrivi l'ambiente dove sei. Ma è sempre camera mia. Cosa c'è in quelle stanze? Cioè, avverto che è brutto come posto, e cioè si avverte che non c'è la pace, la serenità. E perché non c'è pace e serenità? Per delle cose che sono state dette. Chi te le ha dette? L'ho proclamate io. L'hai proclamate tu? Che cosa hai proclamato? Parole di odio, di rabbia. Cattiveria, anche maledizioni. Ok, notate, cattiveria, odio, maledizione, rabbia. Questi sono demoni. E hai proclamato. Ora, metti Gesù nella stanza. Sì. E con te. Ok, di Signore. Signore. Così come io ho proclamato queste maledizioni. Così come ho proclamato queste maledizioni. Io le spezzo nel nome di Gesù. Io le spezzo nel nome di Gesù. E proclamo benedizione in queste stanze. E proclamo benedizione in questa stanza. Cosa sta accadendo in quelle stanze?
adesso tutte le tenebre che erano intorno si stanno tutte allargando, perché la luce al centro del Signore si sta emanando. Amen. Amen. Quando entrerai, è come quando tu entri in una casa dove c'è oppressione, dice pace in questa casa. Se la casa è degna, quella pace che è dentro di te riempi tutto. Ah, esatto, tu cambi l'atmosfera. Quello che proclami determina che tipo di atmosfera ci sarà. Spezzando le maledizioni, rimarrai sorpreso la prossima volta che entrerai lì, sentirai. Ora, quando noi chiudiamo, in alcuni casi, io chiedo al Spirito Santo, purifica, distrugge ogni strumento, ogni immagine che il nemico ha utilizzato per torturare la sua vita. Perché quelle immagini, soprattutto di cose che tu non devi vedere, ti rimangono nella mente e poi sono cose che il diavolo utilizza per manipolare in molti casi la tua vita sessuale, per cambiare le aspettative, per fare cose che non sono normali in una coppia. E ora ti spinge in quella direzione, tu vuoi a volte imitare quello che fanno loro e ci sono cose che non sono, che tu lo vedi, ma non è normale, non sono cose normali quello che fanno. E comunque, non voglio entrare nei dettagli, ma già, pensaci tu a... Okay. Comunque, tornando a noi... Vuoi andare avanti? Sì. Vuoi ancora andare avanti? Sì. Ok. Ecco l'amministrazione. Tu hai fatto hai compilato il questionario e allora tu vai avanti, vai e approfondisci. Allora ricordati che io personalmente più di 3 amministrazioni non ne faccio. Ne faccio una, la prima, 2 e raramente la terza. Dopo la terza, Ciccio, alzati e cammina. Hai già tutti gli strumenti, hai la parola e la fede, adesso cresci. Smetti di essere un bambino, perché se le persone non hanno maturità, o se tu fai questo senza maturità, puoi creare dipendenza nelle persone. E l'unica dipendenza che noi dobbiamo creare nelle persone è la dipendenza di Gesù Cristo. È chiaro? Ora, non utilizzare questo come fonte di guadagno. Perché le persone ti vorranno un sacco di bene, tu semplicemente sei un strumento, sei un vaso, ma quando tu sei un strumento per portare guarigione, le persone ti vogliono un sacco bene, ti vogliono bene perché si rendono conto che anni di schiavitù, anni di legami, a un certo punto arriva una persona che è semplicemente un vaso. E ci sono persone che hanno usufruito di questa conoscenza per scopi non buoni. Stai attento, perché stai entrando nel terreno del diavolo. Se Giuda si è impiccato, perché è stato? Per soldi. Se Anania e Safira sono caduti morti, per chi è stato il problema? È l'amore ai soldi, radice di ogni male. Allora se poi loro ti benedicono con un'offerta perché ti vogliono ringraziare, gloria a Dio. Non pretendere soldi per questo. So che ci sono alcune persone che a meno che un lavoro come psicologa è il tuo lavoro, tu vivi di questo, io non è che ho il cachet, dico, per amministrazioni non chiedo le dracme. Per quello, questo è per servire al prossimo. Poi non preoccuparti che Dio sa come provvedere, Dio sa come pagare. Quando è Dio che ti paga, te lo posso garantire. Lui sa come pagare. Quando il figlio del prodigo torna in se stesso, dice: nella casa di mio padre tanti operai hanno pane in abbondanza. Vuol dire che se tu sei operaio di Dio, Dio ti darà pane in abbondanza. Ora, se tu fai quello che Dio non ti dice di fare, allora Dio non ha l'obbligo di pagarti. L'operaio deve essere il stipendio. Quando fa quello che il padrone dice. Se tu fai quello che tu vuoi, il padrone non ha obbligo di pagarti. Ha senso? Ok. Vuoi andare ancora avanti? Facciamo ancora un passo? Ok, prendi Gesù per mano. Ok, facciamo questo. Come chiudere l'area sessuale? E nel questionario tu chiederai alla persona con quante persone è andato, con quanti uomini, donne, omosessuali, prostitute, transessuali, animali, galline, elefanti, eccetera, eccetera. Allora, una volta che tu compili tutto, se uno o due persone, vai direttamente al momento dove stavano commettendo questo peccato, si fanno chiedere perdono a vicenda, si spezza la maledizione, c'è demoni di adulterio, fornicazione, quel che sia, fuori nel nome di Gesù, e automaticamente ci sono desideri che non ci saranno più nella persona. Ma quando ci sono 10, 20, 30, 40, una volta c'era un ragazzo omosessuale con 300 uomini, non è che vado uno dopo l'altro a spezzare.
andiamo alla croce di Cristo, andiamo a un evento che è veramente successo 2000 anni fa, e perché spesso tutto quello che è l'area sessuale, dal momento che produce piacere, molti non riescono a capire, perché è Dio che ha creato il sesso, il sesso non ha creato il diavolo, lo ha creato Dio, e il sesso produce piacere, e dal momento che produce piacere è creato da Dio, alcune persone non riescono a capire, ma perché questo è sbagliato? E poi nascono queste teorie, no, ma sai, se si fa con amore è tutto a posto, ma poi io con lei mi sposo, senti, finché Don Enzo non ti dice puoi baciare la sposa, tu non sei sposato e tu non sai se ti sposerai con la persona. Però non venire alla conclusione, no, ma sì, comunque noi ci sposiamo con l'altra l'olero, sì, buonanotte, e sono tutte scuse della carne per fare quello che tu vuoi. In questo caso andiamo alla croce, li fai rivivere quei momenti della sofferenza di Cristo a motivo dei nostri peccati, perché quando una persona rivive quello che Cristo ha fatto per amore a te, la prossima volta ci pensi due volte. Poi andiamo al Monte Calvario e comincia a salire il Monte Calvario. Questo è successo veramente 2000 anni fa. Se tu arrivi in alto vedrai la croce, e su quella croce c'è Gesù, lo vedi? Sì. Sono gli ultimi momenti della vita di Gesù. Puoi vedere la corona di spine, quelle spine che penetrano la carne, il sangue che cola della fronte, la barba strappata, la faccia gonfia dei pugni. Puoi vedere tutto il flagello nel corpo, addirittura le costole si vedevano. Puoi vedere i chiodi nelle mani, nei piedi, come fa fatica a essere lì appeso e come respira proprio. Puoi vedere la sofferenza di Gesù a motivo dei nostri peccati. Lo stai vedendo? Sì. Guardalo e metti tra te e Gesù tutte le persone con le quali tu hai avuto dei rapporti sessuali, o con le quali ci sono creati legami nell'anima a motivo dell'area sessuale. Ci sono? Sì. Ci sono tutte quelle persone? Sì. Che guarda Gesù, mm-hmm, e dille: Gesù, perdonami. Gesù, perdona. Guarda queste persone e dille: io vi perdono. Io vi perdono. Per tutto il male che mi avete fatto. Per tutto il male che mi avete fatto. E vi chiedo perdono. E vi chiedo perdono. Per il male che io vi ho fatto. Per il male che io vi ho fatto. Adesso fatti da parte, Gesù guarda in cielo, dice: è compiuto, e così dà la vita per i tuoi peccati. Io prendo autorità nel nome di Gesù Cristo e spezzo ogni maledizione nella tua vita a motivo di ogni rapporto sessuale, ogni legame nell'anima, nel potente nome di Gesù Cristo. Tutti questi demoni dovete andare via, tornate da dove siete venuti, non per torturare quelle altre persone, ma per portarle a Cristo, nel potente nome di Gesù Cristo. Lascia quelle persone ai piedi della croce e tu scendi. Scendi da quel monte. Una volta che sei ai piedi del monte, se tu guardi, vedrai Gesù risorto, lo vedi? Sì. Cosa fa Gesù risorto? Mi guarda. Perché ti guarda? Non lo so, mi guarda e mi sorride, come se fosse contento. Vuoi abbracciarlo? Sì. Abbraccialo. Ok. Descrivimi come Gesù ti vede. Mi vede come se fosse orgoglioso di quello che ho fatto. Cioè, è contento, è fiero, ha uno sguardo fiero. Lui lo è. Questo è il mio figlio amato in cui io mi sono compiaciuto. Io mi compiaccio. È quello che Dio dice di te. Alleluia, ricevi e mantieni quell'immagine in mente, perché tu sei degno di quell'amore. Alleluia. Come stai? Bene. Alleluia. Ti sentirai libero, ti sentirai leggero, ci sarà un sacco di desideri che spariranno, non sentirai più, e se arriva qualche sentimento non avrà mai la forza che ha avuto fino adesso, perché i dardi infuocati ci sono, sai, a volte guardi un programma, guardi un cartello, guardi qualcosa e ecco il dardo che arriva, ma avendo già visto il mondo spirituale sarà molto più facile resisterlo. Ovviamente consacrati di più. Amen. Va bene. Dio ti benedica. Grazie. Sappiamo che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo,
Questo, Cristo, quello che libera è questo qui. Qui c'è l'unzione, qui c'è tutto di cui tu hai bisogno, è qui dentro. E si chiama l'uomo interiore nel quale noi dobbiamo fortificarci. Ricordate che quello che ha più priorità nella tua vita è quello che ha più forza. Se tu passi più tempo a veliare come questo qui, questo è debole, la carne è debole e lo spirito è sempre pronto. Ora, l'informazione che tu hai qui può produrre risultati. Sì, può produrre, ma perché questo veramente produca grandi risultati, tu hai bisogno di essere guidato da questo qui. Se non sei guidato da questo qui è solo teoria, ma anche la teoria può fare grandi cose. Se tu sei guidato da questo qui, sei guidato dall'amore di Dio. Ora, con questo puoi scacciare i demoni, con la conoscenza semplicemente. Sì, con la fede puoi sposare le montagne, senza amore. Certamente, posso avere la fede e spostare le montagne, ma senza amore non sono nulla, dice la Bibbia. Vuol dire che puoi fare grandi cose a motivo della conoscenza, per mezzo della fede, ma senza l'amore come motore. Ora, quelli che amano Dio sono conosciuti da Dio. Per quello molti verranno e diranno, come ho spiegato precedentemente, nel tuo nome abbiamo fatto questo, nel tuo nome a motivo dell'informazione e della conoscenza, ma allontanati di me, non vi ho mai conosciuti. Perché? Perché non era l'amore di Dio che spingeva quelle azioni. Per quello è così importante che noi diamo priorità all'uomo spirituale. Ora, ricorda questo, quando una persona ha bisogno di aiuto, se tu hai la conoscenza, ma tutto il cuore non ha, è pieno di cose che ti legano al mondo terreno, e il diavolo balla meglio su di te. Il mondo è sotto il diavolo. Tutto che c'è nel tuo mondo, tutto quello che hai nel cuore, che è connesso con l'uomo terreno, è un punto di forza del diavolo per farla meglio nella tua vita e non permettere di raggiungere il meglio. Se tu ami di più padre, madre, che è connesso con il cuore, non che non le devi amare, certo dobbiamo onorarli, ma quando loro prendono il posto dell'uomo spirituale, questo non può seguire quello, perché il cuore è la parabola della tua vita. Ha senso? E allora, per questo motivo, nella misura che io pago il prezzo, cerco il volto di Dio, mi consacro, tutta questa informazione prenderà una forza che tu non hai idea e sarai molto efficace in fare questo lavoro.